essere o non essere. Questo è il problema. La felicità è accidentale, scrive mio padre. La sua motivazione vera e assoluta va ricercata nell'amore. Quell'amore di conoscenza nel trovare noi stessi e ciò che siamo, sia in ciò che appare e in quello che è crudo e reale. A sua volta chiarezza e compassione vanno di pari passo nel cammino del proprio io. Ognuno ha bisogno dell'altra e pian piano, consapevoli, si rafforzano sempre più felici e meno accidentali. Sì, parlerò di me, ma non da così lontano e da quella missione che mi ha reso uomo. Vi racconto un libro e con esso mio padre. Il reale è semplice, aperto, chiaro e benevolo, bello e pieno di gioia, è completamente privo di contraddizioni, è sempre nuovo, sempre fresco, infinitamente creativo, essere e non essere, vita e morte, tutte le distinzioni si annullano in esso. Un tatuaggio indelebile e un tramonto intenso californiano persi mio padre. Dove si trova l'appropriato e l'improprio? Mi sono chiesto oggi nel cammino di una vita alla probabile metà della sua corsa, di dove un Covid negli ultimi anni ha stravolto regole e gioco, e perché in alcune generazioni si riflettono percorsi. Ogni attesa è futile. Affidarsi al tempo per risolvere i propri problemi vuol dire ingannarsi. Il futuro, lasciato a se stesso, non può che ripetere il passato. I cambiamenti possono avvenire solo nel presente, mai nel futuro. Che cosa fa avvenire i cambiamenti? Rendersi conto con assoluta chiarezza della necessità di cambiare. Di solito le affermazioni sono sbagliate e le negazioni giuste. Solo tramite le negazioni è possibile vivere. L'affermazione è schiavitù. È necessario mettere in dubbio e negare. È l'essenza della rivolta, senza la quale non può esserci libertà. A sua volta, la libertà non è un'acquisizione, ma un atto di coraggio. Il coraggio di credere che sei libero e di agire di conseguenza. Le conseguenze delle tue azioni dipendono dalle convenzioni adottate, dalla società in cui vivi. Viviamo in un mondo di illusioni. Mantieni chiara e lucida la mente. Vivi la vita nella piena consapevolezza di ogni momento che si presenta. Esamina e dissolvi i desideri e le paure via via che si manifestano. L'energia sgorga dalla serietà. Ingannare se stessi è un tragico errore. La nostra mente può essere curata con la chiarezza e l'integrità del pensiero. Cerca di capire che vivi in un mondo di illusioni. Io sono altro che il prodotto dei miei ricordi. Penosamente limitato, contraddittorio, transitorio e del tutto illusorio. Sarà pure illusorio, ma è meraviglioso quando guardo e ascolto, tocco, odoro e assaporo, penso e sento, ricordo e immagino. Non posso fare a meno di stupirmi della mia prodigiosa creatività. Se sono io l'unico creatore di tutto questo, allora sono meraviglioso. Essere o non essere, ma ad oggi chi sono
Come ogni uomo di esperienza dal trascorso importante, futile o eccellente, mi sono ritrovato in queste domande in un'età matura e in quegli scritti o testi di un libro di mio padre, abbracciando questa filosofia di pensiero che dedico al mio prossimo come titolo e cerchio della vita. Nella meravigliosa favola dell'accadere, la vita è un duro equilibrio tra il trattenere e il lasciare andare. Essa ci mette tutto un ciclo a manifestarsi e vola via in un giorno. Devi lasciare che accada tutto ciò che deve accadere. A volte si rompe un equilibrio e vedrai prima un male, ma poi a seguire il tuo bene. Perché la vita si muove, gira e tutto ciò che gira è vita. Può salire come scendere, ma la vostra vita non vi ha mai lasciato soli ed è unica, preziosa e vera compagna, sempre appropriata. Amatela da dentro, come al di fuori rispettereste la vostra più forte ricerca all'amore. Lei sa come e quando è il momento di stupirci, perché unica e vera scrittrice sorride ironica sull'accadere di fronte a un foglio bianco.